ringraziare, ringraziare Sua Eccellenza l'Arcivescovo innanzitutto per la sensibilità e anche, devo dire, esprimere la soddisfazione per questo progetto che insomma ha cominciato un po' in sordina, credo nel 2005, quindi dovremmo essere all'ottavo anno, e veramente dimostra una vitalità sua propria veramente encomiabile, che ci rende, credo, tutti molto contenti, perché è una bella cosa, è bellissimo vedere qui i giovani ragazzi impegnati per tanti giorni, vedo anche che la cosa non si esaurisce, perché tutti gli anni ci sono nuove proposte, nuove cose, eccetera, quindi è molto bello, va molto bene, poi in una giornata così, poi quest'anno abbiamo anche la fontana con i pesci, quindi siamo proprio al massimo dei massimi. Ecco, dai primi tempi in cui questa cosa non si sapeva bene come cosa fosse, credo che l'idea, mi pare di poter dire che l'idea originaria sia stata di Maurizio Nichetti, è giusto ricordare anche lui, insieme naturalmente a Vita Trentina, a Diego Adreata di Vita Trentina, ma insomma Nichetti è stato quello che proprio ha dato l'impulso, ha creato questa cosa, è uno dei tanti conigli che lui ha tirato fuori dal suo cappello per il Film Festival, quindi è certamente giusto ricordare anche lui e poi naturalmente ci sono state tante cose, ricordo l'inaugurazione nel 2005 con Rigoni Stern, che adesso purtroppo non c'è più, ma insomma voglio dire tante persone, tanti personaggi che sono passati di qui, non ultimo vorrei ricordare il nostro Andrea Focas, nostro dico perché è collaboratore fisso del museo ormai da alcuni anni, che ha sempre qualche cosa, anche lui ha un cappello fornitissimo di ogni genere, e anche quest'anno propone un'attività molto, molto bella, molto interessante, ed è diventato un po', insomma, lui con il suo Salvanel, anzi lui in quanto Salvanel, voglio dire, della manifestazione, è un po', insomma, ne rappresenta un pochino l'anima. Quindi grazie a tutti, grazie Diego, grazie al Presidente dell'AI di essere qui. Rimanga direttore, perché quest'anno ci sarà anche lo strudel del Salvanel, quindi abbiamo bisogno di una legittimità.